che giorno è oggi, mia cara signora? San Valentino. Ha avuto il regalo da suo marito? Di tutti in... No, che regalo? Non le ha fatto il mazzo suo marito? Niente, sì, che non mazzo? Le ha fatto il mazzo. Le ho fatto Ti io. Hanno fatto il mazzo? No, ha fatto lui il mazzo. Ora, invece, la nostra amica, come si chiama? Doriana. Doriana, invece, ha avuto... Un gran bel mazzo a Doriana. Chi è stato? Chi è l'autore? Conosciuto? È il mio fidanzato. Il tuo fidanzato. Ma che bello, come si chiama? Gianmarco. Dai, fagli una dichiarazione d'amore il giorno di San Valentino. Ti amo. Così semplice. Eh sì, perché io nella semplicità dimostro le cose. E di dov'è? Di dov'è? No, lui è di Bari, solo che... È di un altro quartiere. No, gioca fuori. Questo deve essere qualche... che sta aspettando sì. La moglie in qualche negozio, certo. No? È perché sta continuando a suonare, Dimmi. Fiori specifici o ha fatto a caso? Sa che ti piacciono no? Col fatto che c'è la distanza, allora diciamo ha mandato la mamma, però ovviamente... Aspetta Tino, cioè tua suocera ti ha portato... Certo! No, ma questo è... È speciale. Bravo Antonio, hai sentito? Bravo Antonio Loconte Cernut. Mo bisogna capire, Anna Maria, ti amo Anna Maria. Qual è il tuo fiore preferito? Così la prossima volta la rosa. Sì. Quindi, come si chiama lui? Gianmarco, la prossima volta un mazzo di rose, mi raccomando. Vuoi prendere qui il mio cane? Anche lui. Per lei, il San Valentino. Anche per lei. E come si chiama il suo fidanzato? Chloe, il fidanzato non ce l'ha ancora. Non ce l'ha. Allora avrà presto anche Chloe. Ma distanza, di dov'è lui? No, lui è di Bari. No, tu parli di distanza. Per lavoro sta fuori. Sì. Quindi ha detto a sua madre, fai il mazzo certo. A Doriana. Sì. E tu sei stata contenta. Ovvio, perché queste, diciamo, non sono cose scontate, ecco. Pur essendo una festa di cose scontate, nel senso. Questo, che, esatto. Però non è detto che un fidanzato. Vabbè, per noi è San Valentino sempre, quindi non ci facciamo. Come fai? Questo è un bel messaggio. Come fa a essere sempre San Valentino? Come fa? Perché ci dichiariamo amore ogni giorno, non solo al giorno di San Valentino. Aspetta. E come lo chiami, dai? Cicci, Pucci. No, normale. Amore, amore. Tu sei di quelli che cancella il nome proprio di battesimo e lo chiama amore, sì, sempre. Sì. Perché così pur cogliato, capito? Bravo, non ti sbagli. Furba Doriana. Lui come ti chiama? Amore. Pure lui. Così non si sbaglia pure lui. Certo. Tutti amore sono. Sì, tutti va amore. Bene. Noi facciamo tanti auguri di San Valentino, anche se arriva un po' indifferita. Quindi non è la festa di ogni cretino che pensa di essere amato e invece è stato fregato. Dove sta lui adesso? In che posto sta? A Foggia. A Foggia, eh? Le foggiane? Vabbè. Le foggiane? Vabbè. Gianmarco, vi faccio tramite te, fai un augurio a Gianmarco. Grazie. Buon San Valentino a tutti. Anche a noi, no? Anche a voi. Dove andate a fare le rapine voi? No. Dove andate a fare... Dove andate? Avete fatto il mazzo? Avete fatto il mazzo alle vostre mogli? Un mazzo. Ma ci siamo fatti un mazzo praticamente. Basta così. Per ora e solo per ora, da Doriana, Gianmarco e Chloe, dalla suocera di Doriana, è quasi tutto. Buon San Valentino al mondo intero, a chi ci sta guardando. E dai Tino, per piacere. Non fare così. Vi volete ritirare, per favore? Andate che le vostre mogli vi aspettano, dai. Complimenti per suo figlio. C'è sua moglie? No, è al lavoro, ora sono andata. È al lavoro. Anche lei che ha portato il mazzo a Doriana, vogliamo farle i complimenti, riferisca, mi raccomando. Cioè, mi hanno trovato proprio così, capito? Così, col mazzo in mano l'abbiamo fermata. E questo è veramente tutto da Quartiere Libertà di Bari. Caro suocero, caro suocero, com'è Doriana? È bravissima, una bravissima ragazza. Sì. Meno male, quindi... Sono proprio adesso le bravissime ragazze, noi siamo stati fortunati. Sì, ma lo sai che mi hanno intervistato? Che complimento dal suocero, che complimento. Vi saluto, un bacio e spero che anche lei, suocero, abbia fatto il mazzo a sua moglie stasera. Eh beh, certo. E se non l'ha fatto, c'è ancora tempo per farlo. C'è tradizione in famiglia di fare il mazzo. Tiro. Lo farei anche a te, arrivederci Doriana, lo farei anche a te il mazzo. Vado a fare il mazzo. No.